Hi guys, Fala Galerola Chicos. Ciao ragazzi, come sempre faccio una premessa di un minuto e mezzo in inglese e poi torno da voi in italiano, ragazzi. Nel frattempo vedete il video e godetevelo. So guys, I tested out the three new supercars about the new DLC Cunning Stunts and I still have some doubts about this those tests because I from my test the Annis RE7B is the fastest car in the game actually, and faster than the X18 Proto. I have some doubts, still some doubts, because I saw some tests made by Brophy3022, that is a great YouTuber, English YouTuber, that made some test, scientific test of top speed and other. And basically, from his test, the fastest car in this DLC is the Dominator, the muscle car. And I was a bit surprised about that because from his test, the Tyrus, the Project Tyrus, was faster than the Annis. And I was, what the fuck? I was, and I don't know. From my test, the Annis broke the wall of 47 seconds, and that is insane, guys, because it is a great time. And from my views, from my visual, basically the Annis can get 150 miles per hour. And I don't know, guys, let me know in the comments if you believe that the Annis is the fastest car in the game, because I tested it in the race 2 and I felt that the Annis is faster than the Project Tyrus. Oh guys, I forgot to say that I tested the Project Tyrus with his original spoiler, and I did another test, no, with the modded spoiler, and I got 53 seconds and basically 1 second less, and it's not much, but it's correct, and for me it's fair to say it, because with the spoiler the car got an higher velocity, no, an higher speed. Ragazzi, come ho già detto in inglese, praticamente ho fatto questo test di queste tre nuove supercar. E ragazzi, come vedete, l'Emperor TR1, che ha fatto 54 secondi. Ho provato anche la Project Tyrus, che ha fatto 54 secondi, però ragazzi avevo l'alettone, diciamo, originale, non quello modificato. Con il modificato ho fatto 53,5, quindi qualche decimo di secondo in meno, un secondo in meno, ma niente di più, niente di particolare, niente di speciale. Ma mentre invece la Annis ha rotto il muro dei 47 secondi, ragazzi, addirittura 46 secondi e mezzo, 46 secondi in due, come vedete anche dalle gare, che vedete in sovraimpressione. Nella prima gara ho letteralmente distrutto gli avversari perché non c'era una X80 Proto. Nella seconda gara c'era un X80 Proto e siamo stati alla pari fino quasi all'ultimo, quando poi la mia auto ha preso, e anche l'auto di un altro giocatore ha preso il largo sulla X80 Proto ed è andata a vincere. Quindi raga, io ho dei dubbi riguardo questi test, perché praticamente sono stati fatti dei test da un youtuber inglese, Brophy3022, dove praticamente si nota che addirittura l'auto più veloce del gioco è la muscle car, la Dominator. Ragazzi, io non riesco a capire come sia possibile che la velocità di punta della Dominator sia più alta di quella della Annis, ma da questi test sembra che sia così. Addirittura nei suoi test la Project Tyrus è più veloce della Annis, e io boom, metto le mani nei capelli. Dice che la Annis è di 122 miglia orarie veloce, che arriva a 122,5 miglia orarie, mentre invece la mia testa si vede che arriva a 150 miglia, perché c'è più tempo, più la strada è più lunga per arrivare alla massima velocità, e quindi automaticamente l'auto può scalare la quinta e sesta marcia per arrivare alla massima velocità, mentre nei suoi test non può. Questa è la cosa che non c'è, che non mi è chiara. Mentre invece, ragazzi, la Tyrus, come avete visto, non ha fatto, chissà, che non è granché in questa di velocità, però c'è da dire queste due auto nei tracciati normali. Anche la Emperor TR1, nei tracciati normali, ragazzi, distruggono la Tyrus, la T20 e tutte le altre auto, perché hanno una trazione incredibile, nelle curve quasi non devi frenare, quindi è anche poco realistico. Mentre invece nelle gare stunt fatte, quella là del creatore vecchio tra virgolette, quindi nelle nostre gare, non sono adatte, ragazzi, purtroppo hanno dei problemi, come lo hanno la X80 Proto, la fissa 811, e quindi non ve le consiglio per quelle gare lì. Poi vedremo il 2 agosto, quando metteranno il creatore, come andrà a finire, come, se queste auto risponderanno bene, o comunque l'Osiris e la T20 saranno ancora le regine di queste cose. Fatemi sapere nei commenti, magari andate a vedervi i video di Brophy3022, magari lascio il link del canale in descrizione.
Fatemi sapere cosa ne pensate, se sì, magari sì, però questi test sono praticamente allora, se la gioca, aspetta un attimo. Influenzati da queste piattaforme che praticamente fanno buggare l'auto e la fanno andare più veloce, e quindi su strada magari l'auto non riesce a raggiungere quella velocità come la raggiunge sulle piattaforme. Però a me mi sembra un po' strano, perché se l'auto riesce a raggiungere la velocità con quelle piattaforme significa che la può raggiungere, ma e comunque sappiamo bene che le gare, nelle gare anche nell'aeroporto l'auto sobbalza un pochino, quindi è normale che sia così. Non c'è una come si dice, una strada liscia nelle gare, non c'è quasi mai. Quindi raga, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo, lasciate un like se siete arrivati poi fino a qui soprattutto. Io vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Follow, nice.